La terza giornata del Vinitaly di Verona si è aperta con i festeggiamenti per il 50° compleanno della DOC Montepulciano d'Abruzzo. I 50 anni sono stati l'occasione anche per fare il punto sulle peculiarità di questo vitigno, che rappresenta ancora oggi il 56% del vigneto della regione, con 19.000 ettari che producono 900.000 ettolitri su un totale di 2,5 milioni di ettolitri di vino abruzzese. Questi numeri forniti dal Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo, che per l'occasione ha organizzato un evento nel Palazzo Gran Guardia di Verona per celebrare un vitigno di cui si hanno notizie storiche certe in Abruzzo almeno dal 1792 nelle zone più interne, che poi si è diffuso verso il mare ed è diventato un pilastro della produzione dei vini delle grandi cooperative della regione, per tornare adesso di nuovo a espandersi verso le montagne donando vini di altissima qualità, come spiega uno dei vignaioli abruzzesi più famosi nel mondo, Francesco Paolo Valentini. Quest'anno è una data molto importante perché si festeggiano i 50 anni, anzi io direi mezzo secolo, perché mezzo secolo dà maggiormente l'idea del trascorrere del tempo. In questi 50 anni si è fatto tantissimo, soprattutto negli ultimi 20 anni si è riuscito a trarre dal Montepulciano un vitigno eccezionale, ma anche particolarmente difficile nella lavorazione perché dà vini piuttosto strutturati, si è riuscito a tirar fuori dei vini particolarmente eleganti ed armonici. Quindi è anche un modo per festeggiare non solo i 50 anni ma un importante risultato raggiunto. Di strada ne è stata fatta tanta in 50 anni, un vino diciamo così da tavola invece sta diventando un vino davvero di qualità. Sì, sì, è quello che dicevo, purtroppo negli anni 50-60 il Montepulciano era considerato un vino da taglio, è una parola brutta che ho difficoltà a dirla, però era così. Però ultimamente ci siamo resi conto delle immense potenzialità di questo vitigno. Infatti in questi giorni ci sono state delle degustazioni, ho avuto piacere di assaggiare tanti Montepulciani e mi sono reso conto che l'Abruzzo, è attraverso il Montepulciano, ma non solo, anche attraverso altri prodotti, è riuscito a raggiungere dei risultati forse prima inesperati. Al Vinitaly l'Abruzzo ha rilanciato anche l'enogastronomia regionale con uno dei massimi esponenti abruzzesi, lo chef stellato Nico Romito, il quale ha fatto il punto sul futuro del vino montepulciano. Quali sono i vini abruzzesi più apprezzati all'estero? Sicuramente il Montepulciano, il vitigno montepulciano, anche se credo sempre di più che stiamo sdoganando quel concetto del Montepulciano di tanti anni fa, che era un vino anche considerato un vino più da lavoro, tra virgolette. Oggi il Montepulciano, grazie al lavoro di tanti produttori, sta entrando nelle grandi tavole del mondo. È bellissimo come quando giro, vado all'estero, inizio a vedere sulle carte di ristoranti importanti, ristoranti che hanno un peso internazionale, vedere sulle carte le nostre cantine, il territorio che rappresentano queste cantine. L'assessore alle politiche agricole Dino Pepe, a margine del convegno sulle radici del Montepulciano d'Abruzzo, rilancia il binomio vino-turismo come volano per valorizzare il territorio. Vino racconta il territorio e il magnifico territorio della nostra regione, una regione ricca di parchi, di aree protette, la regione per eccellenza verde d'Europa. Il vino può raccontare tutto questo per fare in modo che possa essere questo prodotto di eccellenza della nostra regione un comunicatore particolare della regione e delle particolarità della nostra regione. In occasione del Vinitaly è stato assegnato all'azienda agricola Monti di Controguerra il premio Angelo Betti, medaglia di Can Grande, da oggi benemerito della viticoltura 2018. Istituito nel 1973, il riconoscimento premia ogni anno un'azienda che si sia distinta per aver saputo promuovere e valorizzare la cultura vitivinicola del proprio territorio. Elena Monti ci racconta la storia della sua azienda. È un'azienda che il prossimo anno festeggerà le 50 vendemmie imbottigliate. Abbiamo la bottiglia del 1969, gelosamente custodita a cantina. Anche se l'azienda ha iniziato, diciamo, da molto tempo prima a fare vino, noi abbiamo bottiglie addirittura del 45-46, anche se erano, ecco, etichettate a mano da mio nonno, Brunetto. E è una cantina che rispecchia molto, ecco, l'attaccamento al territorio, il territorio di Controguerra, che è un territorio particolarmente vocato alla produzione di vini di qualità.